<ride> proseguiamo avanti, proseguiamo digit con Nicola Zamperini che è un giornalista, un comunicatore. Eh, soprattutto è l'autore di un libro molto interessante e utile che si chiama Manuale di Disobbedienza Digitale. È un libro che racconta delle cose che secondo me chi vive in questo mondo dovrebbe sapere, ma non i giornalisti, proprio le persone. Chiunque di noi dovrebbe avere le competenze, le conoscenze che questo libro suggerisce di acquisire. E, e quindi, insomma, partendo da lì, partendo da questa, da questa bella opera che ha scritto Nicola, eh, vediamo di, di innestarci sulla realtà, perché poi nel frattempo sono successe altre cose, insomma, e quindi a te la parola. Grazie Marco, grazie a tutti voi. Eh, sì, sono successe un po' di cose, eh, compreso, eh, diciamo, il tuo intervento prima, che mi ha, eh, mi ha fatto ricordare un documentario molto bello eh, che consiglio a tutti di vedere, che si chiama Lo and Behold eh, di, di Herzog. Ed è un documentario dedicato alla, a, a Internet. A In un certo momento c'è uno scienziato che è uno dei, di quelli che hanno contribuito, fine degli anni 60 a costruire la rete, diciamo per quello che era all'epoca, insomma, quindi un'infrastruttura di sicurezza, eh, che mh, ci dice anche con un certo candore che eh, loro non si aspettavano, non, non potevo aspettarmi che dentro quella roba non ci fosse la fiducia tra le persone, d'altronde la relazione tra scienziati è una relazione tra persone che tendono a scambiarsi no, delle... Eh, informazioni che sono informazioni con le quali poi collaborano, cooperano a, a, a fare degli esperimenti magari. Oggi io vorrei proporvi un ragionamento che è un ragionamento intanto sulla cultura che è alla base delle grandi techno corporation di Google, di Facebook, di Amazon, di Apple, eh, capire come questa cultura poi entra eh, nel cuore vivo eh, del loro modello di business, eh, cioè come loro al di là della vendita dei dati che tutti noi conosciamo, prosperano. E poi provare eh, da questo, diciamo così, a fare un breve eh, passaggio su quella che io definisco la sindrome di Stoccolma del giornalismo, e la dico, lo dico da giornalista, lo dico da, da persona che insomma ha eh, anche una certa nostalgia della, eh, delle redazioni. Ehm, e proporrò anche una nuova diciamo così, una categoria di lettura dell'oggetto dell diciamo, del nostro lavoro che è la notizia eh, per come eh, questa diciamo, si è trasformata alla luce eh, della, della, del, del nostro abitare lo spazio digitale. Però partiamo da questa cosa qua. Questa cosa qua mi perdonerà eh, la persona che prima è intervenuta parlando di screenshot. Un po' di eh, parole in inglese nella mia presentazione ci saranno. Eh, proverò a, a diciamo così a ridurre al minimo. Questo è un, una manifestazione che si svolge ogni anno nel Nevada. È un festival, è un festival di arti, è un festival di tecnologia che c'è da circa 20 anni che si chiama Barney Men. Eh, Barney Man eh, oggi, uh, Barney Man vanno circa 40.000 persone l'anno, costa 450 dollari l'ingresso più un tot per la macchina. Dentro Barney Man non si può acquistare nulla, nulla, tranne il caffè e il ghiaccio, tutto il resto si scambia, tutto il resto, cioè, le interazioni tra le persone sono interazioni basate sullo scambio paritario. E lo scambio degli oggetti, delle esperienze, è uno scambio degli oggetti basato sul eh, baratto. Eh, questa è una foto fatta a Barney Man, a Barney Man nel corso del tempo, cioè, a un certo momento, si è trasferito tutto l'universo, tutto il panorama professionale di persone impegnate nella, nel digitale che lavoravano nella Bay Area di San Francisco e non solo, anche a Los Angeles, e si ritrovavano lì tutte le estati. E quello era un luogo in cui c'erano delle sperimentazioni. Per farvi capire, Google Art è nato a Barney Man. Eh, si radunavano a Barney Man eh, quelle che noi definiamo masse di nicchie, cioè c'erano eh, quelli che facevano eh, danza, quelli che facevano meditazione trascendentale, chi faceva Reiki, c'erano programmatori, c'erano creatori di robot. E andavano tutti a Barney Man perché era il loro festival. Si chiama Burning Man perché alla fine di una settimana, in questo spazio che sta all'interno, che sta nel Nevada, nel deserto del Nevada, si chiama Black Rock, viene bruciato un grande falò, che è appunto il Burning Man. Ehm, fa 50 gradi all'ombra di giorno, è un posto, diciamo, piuttosto disagevole eh, nel, quale, nel quale stare. Ed è però anche un posto che, mettiamola così, dal punto di vista culturale, eh, ci racconta eh, di una radicalità, e radicale è un termine che chi va a Burning Man usa, vedremo tra poco in che termini, eh, molto frequentemente, di una certa radicalità nell'approccio eh, alle relazioni tra, eh, tra le persone. Eh, si va lì con il camper, si va lì con eh, la roulotte, si va lì... Eh, insieme si organizzano le macchine, si organizzano le performance, si organizzano le presentazioni, eh, si organizza diciamo così, la eh, messa in scena di quello a cui abbiamo lavorato se fossimo in California eh, tutta l'estate per presentarlo lì. Sgomitiamo per farci vedere in questa fornace, immaginate quanto possa far caldo, eh, per essere tra quelli che sono eh, notati. Eh, Larry Harvey, che è uno dei fondatori, in eh, un'intervista, a un certo momento dice, realizzai che l'ambiente, parla di Barney Man, che avevamo creato era, ascoltate le parole, un analogo fisico, materiale della rete. È radicalmente democratico Barney Man, consente alle persone di evocare interi mondi, tipo un sito internet, così dal nulla. E, e poi diciamo, fa tutto un parallelo tra Barney Man e Internet. Barney Men è un luogo in cui ci stanno questi eh, cartelli. Mi viene in mente una frase che Schmidt, che è stato per lunghi anni presidente di, di, di Google, adesso ad Alphabet, diceva alle persone che lavoravano con lui: ricordatevi che siete a un click dall'estinzione. Eh, è una cultura particolare, ovviamente, ma perché io ve ne parlo? Eh, intanto perché alcuni principi, e questi sono i principi, adesso ve li faccio vedere in italiano che regolano la vita delle persone che stanno una settimana lì e che partecipano con grande trasporto a questo, a questo happening, sono dei principi che hanno innervato la cultura aziendale delle grandi techno corporation. Google ha degli elementi che stanno tra questi dieci principi, tra questi dieci comandamenti, così Facebook, per non parlare di, di Amazon, e adesso vedremo nel dettaglio come tutto questo, diciamo così, si è snocciolato. Ma perché io vi dico tutto questo? Perché a Barney Man andavano loro, ma ci andavano con frequenza, ci andavano tutti gli anni, subito dopo la quotazione in borsa, Larry Page e Sergei Brin scappano da Wall Street, prendono un aereo per andare a Barney Man perché è il loro luogo natio, perché è il luogo nel quale loro, diciamo così, iscrivono la loro genesi culturale. Eh, e la iscrivono, eh, mi viene diciamo, un parallelo classico, un po' alla maniera di come Augusto fa iscrivere no? la storia eh, di Roma a Virgilio, cioè si danno dei nobili natali, loro dicono noi siamo questi, siamo figli di questa gente qui, questa è la tribù alla quale noi eh, eh, apparteniamo. E quindi voi capite che se questa presenza fisica, cioè andavano lì tutti gli anni ed, era molto ed è molto diffusa tra, tra gli ingegneri che lavorano eh, nelle aziende della Silicon Valley, l'andare eh, a Men eh, e quindi introiettare questi valori, questi valori poi hanno avuto, diciamo così, a cascata degli effetti profondissimi sull'organizzazione di questa società, di queste aziende e di conseguenza per il peso e per la rilevanza che hanno sulla nostra esistenza. No? cioè Nel momento in cui noi diciamo che ci sono 2,2 miliardi di persone eh, iscritte a Facebook, il fatto che Zuckerberg considerasse Barney Man uno dei luoghi in cui andare e trascorrere una parte della sua estate quando era semplicemente un giovane nerd, insomma, eh, avrà e ha eh, un, qualche, eh, un qualche peso. Sempre a proposito della... Eh, come dire, della matrice culturale eh, che mh, loro hanno e quando dico loro dico appunto le, le grandi aziende tecnologiche dal, rispetto alle, che diventano poi un modello per tutte le start-up tecnologiche, cioè tutti sognano di fare quello che hanno fatto Bosniak e Jobs, no? di partire eh, da un garage e diventare quello che sono diventati. E, mh, la matrice culturale di, 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 di questa gente qua è una matrice che appunto eh, poi passa dal deserto al fatto che tu, mentre stai in macchina, questa è una foto che ho fatto io con lo smartphone, a Monte View, dove sta Google, al semaforo ti trovi questa macchinetta orribile, che in realtà è una macchinetta senza pilota. Stava al semaforo eh, accanto a me. Eh, dal deserto no, a questa eh, quintessenza dell'intelligenza. Artificiale Google, e questo è un altro, diciamo così, modello a cui loro fanno riferimento e, e che descrive molto bene Fred Turner, che è un professore dell'Università di Stanford, che ha scritto un articolo importante che eh, parla di Barni Men come dell'infrastruttura culturale, che l'infrastruttura culturale di Google, eh, Google fa di sé, diciamo così, eh, si, si autorappresenta come se fosse un'università come se fosse un campus e nella nostra relazione, nella relazione quotidiana che noi abbiamo con le techno corporation, l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti delle techno corporation è per lo più un atteggiamento di utenti nei confronti di un servizio pubblico, cioè noi consideriamo Google un servizio pubblico, consideriamo Facebook un servizio pubblico e da parte loro... Questi non fanno nulla per smentire eh, questa impostazione da un lato, dall'altro, anzi, tendono a rafforzarla, tendono a rafforzare addirittura eh, una identità, cioè loro si fanno sintesi dell'essere proprio il web e addirittura Internet, loro sono Internet. Zuckerberg, quando parla di Facebook, parla di Internet. È vero che per molte persone l'esperienza di navigazione all'interno del social network è. Diciamo il top, il massimo è tutto quello che possono chiedere alla rete. Però Facebook non è internet. E questo lo fanno perché hanno introiettato anche qui un modo di rappresentarsi, un modo di proporsi come se fossero delle istituzioni, come se fossero che tipo di istituzioni? L'accademia, l'università. Tant'è che Google non chiama il suo quartier generale, quartier generale, building, quello che è, ma Google è il campus. Gli amministratori delegati, i manager sono i fellows, come si chiamano appunto no? nei vertici delle grandi accademie della, della Ivy League, i professori che stanno lì da, da tempo. E poi hanno una terza ossessione, una terza ossessione che è un'ossessione nei confronti della tecnologia. Dentro Google, se voi riuscite a imbucarvi, io mi sono imbucato, c'è un piccolo museo nel quale non si può entrare, non è a ingresso libero, vi deve accompagnare un dipendente con un, eh, con un badge. Voi entrate e loro vi fanno vedere l'equivalente del primo cent di Zio Paperone. E sono questi eh, server impilati e sono i server che eh, diciamo Page e Brin avevano impilato nella stanza di uno dei due a Stanford quando cominciò Google. E questa ossessione per la tecnologia è un'ossessione, eh, diciamo così, eh, coerente con un progetto, che è un progetto grandioso, in un caso di condivisione dell'esperienza delle persone rispetto all'intero universo Facebook, e nell'altro caso eh, coerente con l'intento, diciamo così, di condivisione del sapere e della conoscenza rispetto all'umanità. Per fare, per arrivare a questa impostazione, che è un'impostazione... Diciamo così, noi potremmo dire megalomane se loro non l'avessero poi realizzata. Serve che cosa? Serve un'ossessione altrettanto megalomane, eh, però in questo caso ben realizzata nei confronti della tecnologia. Sia Google che Facebook non vanno mai giù, sia Google che Facebook sono sempre disponibili. L'altro ieri Google e Facebook sono stati giù e i giornali hanno dato la notizia del fatto che Facebook è andato giù, che Facebook non era raggiungibile, che Instagram non funzionava. Una delle ragioni per le quali Facebook è diventata tale è perché i social network che c'erano nel momento in cui Facebook è nata, spesso non funzionavano. Quindi questa ossessione nei confronti della tecnologia noi la dobbiamo iscrivere, diciamo così, nel patrimonio, chiamiamolo culturale, di questi eh, ragazzi che erano ossessionati? Da che cosa? Dal codice, dal funzionamento del codice, dal funzionamento perfetto degli algoritmi. Mark Zuckerberg eh, programmava personalmente. Eh, ore e ore si metteva a scrivere righe di codice all'inizio dell'esperienza di Facebook e addirittura eh, Page e Brin stavano lì che impilavano server in questi rack collegando i cavi perché era la cosa più importante: perché se la macchina non va giù, quello che tu offri alle persone è, è qualcosa diciamo che viene valorizzato, è qualcosa che eh, può, stare, eh, può stare in piedi. Zuckerberg comincia ad Harvard. Eh, e quindi abbiamo detto il legame con l'università, presto si stabilisce a Palo Alto, quindi si sposta in California, perché la California è la terra fertile per questo genere di iniziative, storicamente lo è, no? cioè la relazione con l'universo militare, internet nasce eh, grazie diciamo così, a, a, a un'intuizione dell'ARPA, quindi come rete che sopravvive no, alla, a, a un eventuale attacco atomico, si sposta. Di là, e a un certo momento anche lui comincia a eh, eh, proporsi in una maniera che è una maniera non da azienda, non da grande compagnia, ma come un'istituzione. Guardate questo manifestino che è preso da un libricino che regalavano i primi assunti dentro Facebook, che si chiamava Libretto Rosso di Facebook. Povero Mao Tse-Tung si rivolta nella tomba e questo libricino aveva tutte frasi di questo tipo in cui dentro c'erano una certa di elenco di principi e valori che informavano l'attività dell'azienda e che dicevano per esempio non stiamo lì a fare soldi, stiamo lì a fare servizi migliori. Eh, Facebook non è stata mai non è stata creata come una compagnia, ma questo Zuckerberg ce lo dice sempre, è stata creata come uno spazio in cui connettere le persone. Eh, grazie a Cambridge Analytica noi abbiamo capito, diciamo così, ce ne siamo resi conto tutti che non era così che dietro potevano esserci degli altri effetti, eh, degli effetti importanti sulla vita sociale delle persone, è come se fosse una data periodizzante, no? eh, cioè, il giorno in cui noi scopriamo Cambridge Analytica capiamo che la relazione con eh, questo universo eh, che, eh, nel quale trascorriamo molte ore, al giorno nel, della giornata, eh, molte ore della nostra giornata è un universo che ha degli effetti. Eh, molteplici su tante attività della nostra vita. Però fino a quel momento diciamo così, noi eravamo convinti di altro, e quindi eravamo convinti perché loro ci proponevano questo modello, che queste aziende fossero qualcosa di simile all'università, che avevano un'attenzione spasmodica alle comunità che stavano all'interno eh, di eh, de, 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 dell'ambiente digitale. Pensate alla cosiddetta teoria della coda lunga, no? cioè il poter cercare qualunque cosa dentro, dentro, dentro il web, poter cercare qualunque cosa dentro Google, c'è tutto, no? la teoria della coda lunga vuol dire che io posso fare una stringa di ricerca estremamente lunga per arrivare a cercare quel tipo di interesse che è solo mio e che sì, eh, dall'altro lato, eh, la, la teoria della coda lunga, questa massa di nicchie vuol dire che io troverò sicuramente in Facebook eh, un gruppo che è un gruppo che è attento ai miei interessi. Se io sono eh, un tifoso della Roma, eh, particolarmente fissato con la squadra eh, che perdeva sempre degli anni 60, la Rometta io troverò dei gruppi che parlano di quello. Se io sono particolarmente interessato a degli scrittori argentini eh, che eh, in Italia non ha mai tradotto nessuno, sicuramente ci sarà quel gruppo. Se io sono particolarmente interessato a quello che volete, io troverò di sicuro risultati, conoscenza e persone, relazioni eh, interessate a ciò che mi interessa. Come abbiamo visto nel momento in cui io mi eh, vesto eh, da accademia, il business conta meno, i soldi contano meno, io faccio parte di quella comunità selvaggia che nasce all'interno eh, del, eh, del deserto del Nevada, a Black Rock. L'unica cosa che per me conta è programmare bene e mettere in fila bene l'hardware per far sì che il nostro software dia sempre risposte e servizi alle persone e che ovviamente in questo tipo di ambiente tutto è gratuito. Tutto ciò che noi ci scambiamo è il baratto di Barney Man, è gratis. Perché in quella fornace... Siamo tutti pari, siamo tutti sullo stesso, siamo allo stesso livello e l'unica cosa che conta è continuare eh, in maniera forzennata, diciamo così, a sviluppare, a ricercare, a inventare eh, nuovi prodotti. Infine, e questo era uno dei principi di Barney Man, che era non lasciare tracce, conta l'impermanenza. Permanenza che è un termine buddista che parte diciamo così, da lì in maniera nobile, poi come al solito in California entra in una specie di frullatore culturale, viene riproposto e a Barry l'impermanenza diventa il non lasciare tracce, poi, immaginate che dopo che stanno lì una settimana quelle 40.000 persone spariscono e il deserto ritorna esattamente come era e dell'impermanenza loro hanno fatto anche qui un... diciamo così, un prisma attraverso il quale osservare la nostra esistenza digitale, qualcosa che rimanga per un po' di tempo e poi svanisca, qualcosa che io posso vedere, che mi colpisce e poi se ne va, qualcosa che io produco, che sta, che resiste qualche ora, magari 24 ore, e poi va via. È l'invenzione, diciamo così, delle storie di Snapchat, che poi Zuckerberg copia, non potendo comprare Snapchat, all'interno di Instagram e poi dentro Facebook. Cioè l'impermanenza come anche qui eh, elemento distintivo di un certo modo di interpretare le, eh, le, le relazioni e la produzione eh, di contenuti e la produzione di eh, oggetti digitali, eh, arriva da, da, da queste esperienze. Eh, faccio una parentesi. Io sono, ehm, faccio di mestiere e in parte Marco l'ha detto, ehm, eh, mi occupo diciamo, di comunicazione digitale, la mia posizione diciamo, è abbastanza evidente e critica nei confronti eh, di, di, di questi soggetti, ehm, come tanti altri, non, non è particolarmente originale. Ehm, Voglio dire, non sono né un luddista digitale, nel senso non credo che vadano spaccati i telai digitali, credo che in queste cose ci siano degli elementi estremamente positivi, in parte a me danno eh, il, il pane, mettiamola così, però... Questo sforzo che oggi diciamo, voglio provare a condividere con voi è uno sforzo di comprensione rispetto alla consapevolezza di un mondo nel quale noi siamo stati diciamo così, gettati e ci siamo ritrovati anche con una certa felicità e del quale spesso non diciamo, così abbiamo le coordinate culturali, la genesi eh, culturale. Eh, conta quel che conta, ma insomma ci tenevo, eh, ci tenevo a dirvelo questo. Quando noi diciamo che è gratis, su Facebook è la prima cosa che uno vede quando si iscrive: è gratis e lo sarà sempre. Google è gratis e lo sarà sempre. Twitter, Instagram, tutto è gratis perché, come hanno ripetuto cento volte tanti, il prodotto no? si dice siamo noi. Ma il prodotto non siamo noi solo rispetto al fatto che nella nostra continua esperienza di navigazione. E grazie alle preferenze, grazie alle nostre domande, grazie alle nostre ricerche, loro costituiscono e costruiscono un nostro identikit digitale da qualche parte. No? C'è un Nicola Zamperini che sta in un server nell'Iowa eh, esattamente riprodotto in cui c'è la storia di tutti i miei like, la storia di tutti i commenti, la storia di tutte le interazioni che serve a Facebook per diciamo così, propormi eh, una pubblicità che sia più possibile aderente ai miei interessi. Quello che voglio dire è che questa è una delle modalità con le quali noi interagiamo con le piattaforme, con quelle che io chiamo Techno Corporation, ma non è la sola. Il fatto che loro si presentino come università è... In, in questo senso fondamentale perché è come se abbassasse le nostre no, difese eh, immunitarie. Questa è una schermata di Google all'inizio, Google nasce a Stanford e c'era scritto sotto se, se vuoi cercare solo nella rete di Stanford, era particolarmente brutto ma ancora all'epoca era ugualmente eh, di una clamorosa efficacia, cioè l'algoritmo di Google è la sintesi tra una delle formule più complesse, segrete ed efficienti al mondo e una eh, radicalità comunicativa senza precedenti, cioè tu hai una schermata bianca, una stringa di ricerca e quello che è dietro non lo vedi, è un prodotto, diciamo così, in termini di eh, comunicazione e dal punto di vista ingegneristico straordinario e anche all'inizio all della loro storia, per quanto diciamo un po' più eh, bruttino, però già ricordava tutto questo. Ma ciò che ci interessa è appunto la relazione ancora una volta con le università. Anche Facebook nasce, abbiamo visto, ad Harvard. Zuckerberg non apre subito Facebook e questo elemento nella storia, nell'evoluzione del business è importante. Non apre subito Facebook a tutti. Fa una sorta di lista d'attesa e lui, che cosa fa? Apre a un'università eh, un della Ivy League dopo l'altra. Quindi comincia con, con Harvard, poi va a Princeton, c'è una lista d'attesa e le università, gli studenti delle università, premevano per entrare. Finita la Ivy League passa alle altre università e così via. Questa che da un lato è una leva di marketing indiscutibile, no? come quelli che stanno in fila in discoteca fuori, anche se la discoteca è vuota, dall'altro però rispondeva a una cosa che abbiamo visto prima, cioè ai server impilati. Questo accesso graduale alla piattaforma di Facebook consentiva a Zuckerberg di gestire un numero di utenti che lui controllava. Se io faccio una, un Ateneo dopo l'altro, io so quanta gente entrerà e io posso prepararmi tecnologicamente a subire l'impatto, no? che è un impatto contenuto. Quindi vedete ancora quanto eh, tutto questo conta. Nella relazione tra eh, le techno corporation e le università c'è una storia, una storia che merita di essere raccontata, che forse molti di voi conoscono, e che è la storia eh, di una macchina di Turing che è una macchina di Turing che tutti noi usiamo quotidianamente e che è una macchina di Turing che serve per, a un computer a decidere se il soggetto eh, che hanno di fronte sia un essere umano oppure un computer. È un software che eh, si è comprato Google e che Google pubblicizza eh, giustamente eh, perché lo mette a disposizione di tanti, poi vedremo perché. E che in realtà è stato sviluppato alla Carne Gimmello di Pittsburgh eh, da eh, dei ricercatori che poi giustamente hanno fatto una startup e Google, del tutto legittimamente, ci mancherebbe, se l'è comprata. Qual è la storia diciamo, parallela a, a quella eh, della, eh, del ReCapcia che ci interessa? A un certo momento, mentre Google comprava. Eh, il Recapcia dalla Carnegie Mellon lanciano questo enorme eh, programma di scansione di tutti i libri del mondo, che è quello che ciascuno di noi oggi può vedere quando accede a Google Libri. No? Google Libri è un programma di scansione in cui tu, eh, al quale tu puoi accedere, c'è cioè una chiave di ricerca, metti dentro una chiave e lui ti restituisce, volendo, i libri in cui quella chiave di ricerca è citata. I libri non li puoi vedere nella eh, loro interezza ci sono delle parti tagliate per farlo si inventarono questo oggetto che è un oggetto da nerd secondo me straordinari eh, è un aspirapolvere poi l'hanno ovviamente reso industriale questo è il prototipo un aspirapolvere collegato a due scanner eh, con delle fessure eh, a loro volta collegati a un computer che eh, consentiva a, ai googler Chiamiamole così, di scansionare velocemente dei libri. Cioè l'aspirapolvere ovviamente fa muovere il libro, il libro, eh, vedete qui c'è una, eh, una specie di feritoia, lì entra la pagina, scansionano il libro e lo portano su un software cosiddetto OCR, cioè i software che riconoscono i caratteri eh, che vengono scansionati. Devo dire. Un'informazione, un'invenzione un di tutto rispetto. Eh, è chiaro che quando tu ti metti a scansionare, anche qui, dapprima tutti i libri di tutte le università americane, eh, poi tutti i libri del mondo, hai qualche problema. E hai qualche problema perché eh, il software non riesce a riconoscere tutti i caratteri. Spesso questi caratteri sono di difficile comprensione per chi? Per l'intelligenza artificiale, che li deve, cioè per il software che li deve eh, riconoscere. E quindi, e quindi adesso accediamo diciamo così, a uno dei costrutti che secondo me sono più interessanti: con, con i quali leggere eh, il comportamento delle techno corporation nella nostra vita, che è quella di ricordarci, lo dico un po' brutalmente, che loro non fanno mai una cosa alla volta. È vero che eh, il ReCAPTCHA ci serve a capire se di fronte a non essere umano o un computer, ma gli serve soprattutto a fare questo. Il software, vedete, legge, quando non capisce una parola, la isola, la mette all'interno del ReCAPTCHA, che è quel riquadrino sotto che voi avrete visto tante volte quando vi siete iscritti a una mailing list, a una newsletter, quando volete accedere a un servizio. E che serve a capire se voi siete un umano o un computer, no? Dice, dimmi che sei umano, vi dice, e voi, per provare che siete umani, traducete quella parola lì. Quella parola lì è una parola che il computer non è stato in grado di leggere. Mi perdoneranno gli ingegneri in sala per, diciamo così, la rozzezza della cosa, però la sostanza, questa è. E l'essere umano, invece, aiuta il computer a leggere quella parola. Quindi nel momento in cui il recapcia, che ha una funzione fondamentale no? nel evitare che un servizio, per esempio, venga preso di mira eh, da bot che potrebbero tirarlo giù, fa anche un altro mestiere, cioè si fa aiutare dall'essere umano a capire quella parola, perché quella parola non era stata capita dagli scanner di Google, perché quella parola non era stata capita dai computer che prendevano il materiale dagli scanner di Google. Perché quei testi che gli scanner di Google avevano letto erano importanti, per esempio, ve ne dico una, per far funzionare bene Google Traduttore e per fare tante altre cose. A un certo momento, credo che, diciamo così, Recapcia, con le parole, ha scansionato e ha chiesto agli esseri umani di. Eh, eh, come posso dire? Aiutarli a risolvere tutti i problemi che avevano di tutti, eh, di tutti i libri che erano stati scansionati. Quindi, però, a Google si sono chiesti adesso e adesso si sono inventati un altro modo per farsi aiutare eh, da noi. Questa è una Google Streetcar, una Google Car, una di quelle macchine che Google usa per fare le foto nelle strade, eh, macchine che poi vengono messe, beh, foto che poi vengono messe in Google Street View che tutti noi eh, utilizziamo. Ma abbiamo appena detto che Google non fa una sola cosa alla volta, quindi, in realtà, questa macchina, oltre a fare fotografie, serve anche a fare un altro lavoro, cioè a rendere la nostra navigazione quando camminiamo e quando io sono arrivato qui dalla stazione a non perdermi, a rendere la nostra navigazione più confortevole, cioè evitare che io mi possa perdere perché il mio telefono che di mestiere fa il telefono e non il GPS potrebbe perdere la, la posizione, il puntino blu traballa spesso, no? E quindi quando noi dalla stazione di Prato dobbiamo venire qua, il nostro telefono ci dice mi raccomando accendi il wifi così la tua posizione è più precisa. Ma perché la tua posizione è più precisa? È sulla base di che? mica mi collego a qualche wifi. In realtà il nostro telefono si collega a più di un wifi e lo fa grazie, eh, ho rubato questa immagine, al fatto che quella macchina che avete visto prima, quando cammina per le strade, fa delle fotografie e allo stesso tempo capta nei luog nel luogo in cui sta tutti i segnali wifi che arrivano dalle case, dagli uffici, indipendentemente dal fatto che siano chiusi o aperti. Questo non è importante. E che cosa fa? In quel preciso luogo in cui ha scattato quella foto, in quel preciso luogo in cui c'è un segnale wifi, gli assegna diciamo così, una posizione, una coordinata. E quindi quando io cammino con il mio telefono, il mio telefono diciamo così, si ricorda, si connette ai database di Google e dice guarda che se lì trovi eh, all'altezza del numero civico 20 un wifi chiuso, vuol dire che stai esattamente lì. Ok? sostanzialmente è come se l'accuratezza della posizione che il nostro smartphone ci dà venisse rafforzata dal fatto di leggere dei segnali che arrivano dalle case e dagli uffici che sono dei segnali semplicemente radio. Però tante volte quella macchina non riusciva a fare una foto. Eh, anche lì, intellegibile dei sistemi eh, che Google aveva. E quindi c'era bisogno ancora una volta di qualcuno che l'aiutasse. Ecco perché, nella nostra esperienza, a un certo momento ci è capitato di vedere questa roba qui. Credo sia capitato anche a voi: no? Numero civico. Numero civico era un numero civico: eh, frutto eh, del passaggio della, della Google Car e che non era stato eh, come dire, identificato con precisione. Siccome ha un valore importante anche questo, no? perché va a migliorare i servizi eh, di mh, geolocalizzazione che eh, Google Maps ci offre, capite bene quanto era importante. Anche qui eh, niente di male, ma come vedete diciamo così, ci sono eh, più livelli di relazione tra l'essere umano e le, eh, le tecnocorporation eh, non sempre cristallini io non credo ci sia nessuno di noi che direbbe eh, di no se ci spiegassero eh, no, qual è la logica sottesa a questo messaggio mi rendo anche conto che è piuttosto complicato da comunicare però è proprio parte di quello che provavo a dirvi all'inizio, cioè di una mimesi di un comportamento, che è la mimesi del comportamento accademico, che è la mimesi del comportamento istituzionale, rispetto al quale le Corporation dicono noi facciamo una cosa che è utile all'umanità. No? Se uno legge la mission di Google, sembra di leggere la mission dell'UNESCO. E invece quello, azienda guadata a Wall Street, è un'altra cosa. Per chiudere, Torniamo alla macchinina che vi avevo fatto vedere prima, questa macchinina oggi gira per le strade della California, ce ne stanno tante, si vedono, questa è di Tesla e anche lì hanno dei problemi, hanno dei problemi di connessione, hanno dei problemi diciamo così, di punti ciechi in cui la rete non c'è, ma tra i tanti problemi che hanno c'è anche un problema di capire che cosa hanno di fronte. Anche questo io immagino sia una roba che abbiate visto. Noi stiamo insegnando alle macchine di Alphabet a eh, diciamo così, non, andare, eh, non andare a sbattere, ehm, è chiaro che, eh, diciamo, questo, tutto questo eh, ci colpisce in parte quando, quando lo scopriamo, ma ci ha colpito ancora eh, diciamo così, di più. Eh, L'esplosione rapida di tutto quello che, eh, che è avvenuto. E qui provo un attimo a spostarmi, eh, faccio un po' un salto, eh, però poi vedrete che in realtà torniamo a questi argomenti perché voglio proporvi diciamo, una riflessione: una riflessione tra colleghi. Eh, noi siamo stati vittime, noi giornalisti, secondo me. Eh, mi ci metto anch'io, di una sorta di sindrome di Stoccolma, salvo qualche eh, eccezione, qualcuno in sala, eh, abbiamo letto con difficoltà no, i cambiamenti che eh, l'universo tecnologico portava eh, alla nostra professione perché eravamo giustamente colpiti. Questo è un reportage molto bello eh, che ha fatto un fotografo sulla, sulla vita del Philadelphia Inquirer, da, da quando era un giornale in produzione fino a quando eh, si è completamente svuotato. E dicevo, noi siamo stati colpiti talmente tanto da quello che abbiamo, eh, che abbiamo visto che all'inizio del racconto, questa è un'altra sua foto, eh, che all'inizio del racconto, all'inizio della cronaca di quello che arrivava dalla Silicon Valley, è come se noi non riuscissimo ad avere alcuna difesa immunitaria. Tutto ciò che arrivava dalla California era bello. Ieri qualcuno, eravamo a cena, diceva che è a portata di click. Eravamo talmente sedotti da questa rappresentazione, che la seduzione della rappresentazione ci faceva guardare no? con eh, uno sguardo che era uno sguardo, diciamo così, offuscato. Ed era una vera sindrome di Stoccolma era una sindrome di Stoccolma perché complici ehm, gli utenti, complici i nostri lettori, a un certo momento tutto ciò che ci aveva affascinato, con degli errori secondo me, grossolani, penso a questo titolo Swamp. Eh, o ancora peggio, il titolo sopra sull'Africa, eh, non ci si rendeva conto diciamo così, del colonialismo digitale che eh, qualcuno stava mettendo a punto, diciamo, complici i nostri lettori, a un certo momento ci siamo trovati con... Le notizie che eh, diciamo ci, eh, ci sfuggivano non solo ci sfuggiva la notizia rispetto a quello che arrivava da laggiù, poi il clima è cambiato grazie a Cambridge Analytica, ma soprattutto ci, ci sfuggiva e sfuggiva nella relazione tra i giornalisti, il pubblico e eh, i nostri, chiamiamoli stakeholder, diciamo così, quella che era l'essenza stessa della nostra professione, cioè quello che era la notizia. E mi perdonerà la eh, signora di prima, ma qua bisogna usare il termine inglese che è commodity. A un certo momento le notizie sono diventate commodity, cioè sono diventate un prodotto come un altro. Sono diventate per esempio come l'energia elettrica. Oggi l'energia elettrica, che la venda uno o che la venda l'altro, fa poca differenza da un certo punto di vista. Ciò che noi andiamo a cercare in un produttore di energia elettrica è qualcosina d'altro. Oggi le notizie sono diventate comoditi rispetto a che cosa? Rispetto al fatto che ci sono altri elementi che hanno confuso non, la nostra, eh, non le nostre categorie interpretative rispetto a ciò che cos'è una notizia. Ogni giornalista sa ancora, dovrebbe sapere o credo sappia, diciamo, con una buona dose di ottimismo che cos'è una notizia. Noi lo sappiamo, ma chi ci è di fronte no. Chi c'è di fronte oggi ha un'altra ehm, un parola che viene utilizzata, eh, che è la parola diciamo, del secolo secondo me, che è la parola contenuto, cioè eh, è qualcosa che ha soppiantato la notizia e ha soppiantato il valore intrinseco, la funzione informativa, perché il contenuto conta per le techno corporation dal momento che è eh, l'elemento sul quale loro costruiscono. Il, il, i loro modelli di business. No? E che cos'è il contenuto? Una forma aperta, multimediale, multicanale, adesso vedremo un esempio, ma soprattutto è qualcosa che si cerca, si trova, si condivide, si vende, si misura e si conta. No? C'è un filosofo, eh, eh, Yang Byun Chul, che dice che il digitale deriva da digitus perché noi contiamo le cose contenuto si conta e quindi il fatto che venga contato ha più valore di quello che c'è dentro il contenuto. Ecco perché è una commodity, perché un contenuto è tutto questo. Un contenuto può essere una notizia, un testo qualunque, un video, delle foto, una storia, un racconto, un meme, okay? una parabola, una leggenda, un'invenzione di qualcuno. Cioè c'è un'equivalenza di fondo tra tutto questo. Quando è che è venuta fuori la commoditizzazione, la commodizzazione delle notizie? Nel momento in cui noi abbiamo proposto come criterio dell'accessibilità ad alcuni servizi la gratuità, come paradigma. Tutto era gratuito. I servizi che le, eh, le Tecno Corporation ci offrivano erano gratuiti. Ehm, la condivisione dei contenuti, la ricerca dei contenuti era, gratuiti, era gratuita. Quindi quell'oggetto che è molto simile a un contenuto che si chiama notizia poteva essere gratuita eh, anch'essa, quindi perdeva di valore. Siamo un po', un po di corsa. Quindi eh, io ringrazio davvero Nicola, Grazie. ringrazio voi del, dell'attenzione concesserci.